Ciao ragazzi, io sono Lara e oggi sono qui per presentarvi Render Forest, che è un'applicazione che permette di creare vari tipi di video con delle scene, insomma, già prestabilite. Questa è veramente una semplificazione delle molteplici funzionalità che ha questa applicazione. Per accedervi, creiamo un account totalmente gratuito. Io sono già registrata, quindi semplicemente entro. Vediamo questo simpatico robottino. Ok. In questa sezione noi possiamo vedere i video che abbiamo salvato. E anche insomma i video from templates, ovvero i video già predisposti che noi possiamo utilizzare come base nelle quali inseriamo suoni, immagini o anche frammenti di video appunto che possiamo caricare dal nostro PC oppure anche da internet. I video che possiamo creare sono di svariati tipi, sono video promozionali, intro e loghi, slideshow, tipografie e music visualization. Fra i più importanti troviamo appunto i video promozionali che sono utilizzati anche da vere e proprie compagnie, da aziende, possono sponsorizzare prodotti o creare anche infografiche. Proviamo a creare una presentazione per una compagnia. Scegliamo una di queste possibilità. Insomma, funzionano tutti alla stessa maniera, quindi scriviamo il nostro titolo, aggiungiamo le varie finestre di dialogo, scegliamo la sequenza di scene, scegliamo i suoni, scegliamo le immagini, eventualmente se vogliamo caricarle o meno. Proviamo l'explainer. Siamo qui, selezioniamo Create, ovvero Crea. Esce appunto il logo multimediale e la facciata principale. Abbiamo appunto Edit, Style, Color, Music, Preview. Edit vuol dire editare, quindi aggiungere scene. Aspettiamo. E possiamo scegliere fra la miriade di scene, personaggi che ritroviamo in questa sezione. Una fra tutti, scegliamo la prima che Insert Scene. E lo inseriamo. Qui possiamo scrivere il nostro testo, per esempio, promozione del XY, save and close. Aggiungiamo un'altra scena, giusto così per vedere un attimo il funzionamento. Mettiamo il ragazzo in bicicletta. Scriviamo insomma quello che vogliamo, una frase a caso. A questo punto scegliamo lo stile, che può essere appunto di diverso tipo, standard, texture e tutti gli altri. Facciamo Wiggle Version. Scegliamo il colore. Prendiamo un colore qualsiasi fra la lista di colori presenti. Aggiungiamo la musica. Scegliamo per esempio l'ukulele di 15 secondi. Possiamo anche eventualmente caricare la nostra voce oppure la musica che vogliamo noi. Come precedentemente nell'editing possiamo aggiungere anche delle scene create da noi, dei personaggi creati da noi. E alla fine guardiamo la nostra preview. Scegliamo la free preview. Un'altra cosa interessante che si può creare sono le infografiche,
e i loghi, il movimento di loghi, ma funziona tutto esattamente come vi ho mostrato. Come per i video più lunghi, così funziona anche per le infografiche o per appunto i loghi, ovvero scriviamo quello che vogliamo, possiamo caricare le nostre immagini oppure utilizzare una grafica già presente. Adesso vediamo il nostro breve video. Come vedete è assolutamente professionale, assolutamente funzionale. E ci si sta veramente poco a crearlo, a parte ovviamente il tempo di carica. Qui c'è condivisione, lo si salva nei propri video all'interno del proprio profilo e si può anche scaricare. Grazie a tutti per avermi seguito ed ascoltato, spero di essere stata abbastanza chiara. Vi auguro una buona giornata e al prossimo video tutorial.